Si avvicina il weekend di Pasqua e la Reggia ha una serie di proposte per i propri visitatori. Quali sono? Sì, cominciamo alla grande inaugurando oggi la mostra dedicata ai capolavori pittorici di Capodimonte. Capodimonte da Reggia Museo è un titolo che ha un sottotitolo importante, però quasi un centinaio di capolavori pittorici, tra cui Tiziano, ma anche Masaccio, Mantegna, tutti della collezione napoletana di Capodimonte, che sono arrivati qui grazie all'impegno in primis del ministro Gennaro San Giuliano, del segretario generale del Ministero della Cultura Mario Turetta, torinese non a caso, già direttore di questa Reggia, devo dire anche di Sylvain Bélinger, che è il grande direttore di Capodimonte fino a poco tempo fa e che è con lui che si era iniziato un dialogo, e anche, non dimentico, Eike Schmidt, il nuovo direttore. Una mostra che merita, come merita poi venire, anche se forse pioverà, a vedere gli spettacoli che abbiamo organizzato durante sabato, domenica e lunedì, le festività pasquali, spettacoli di danza, di teatro e anche di jazz con i sassofoni a cura del maestro Marchetti del Conservatorio di Torino, che costituiscono veramente un momento bellissimo che, se piove, faremo comunque all'interno della Reggia, e se non piove faremo sotto i ciliegi in fiore in questi primi giorni di primavera. Nei prossimi mesi la Reggia però sarà protagonista anche di altri importanti eventi. Giustissimo, già il 2 aprile conferenza stampa del Giro d'Italia, che partirà dalla Reggia di Venaria il 4 maggio, e anche questo è un grande onore. Nel frattempo, poco prima di maggio, a fine aprile, ci sarà anche il G7 dell'ambiente, e devo dire che più di Venaria potrebbe meglio ospitare, con questa natura circostante, le montagne, gli orti, il grande parco di Lamandria e anche questa nostra attenzione per l'ambiente che testimoniamo anche con le camminate reali. Prossima camminata reale è quella che faremo ad Aglie il 19 maggio. Questi sono gli ultimi mesi da direttore. Qual è l'eredità che lascia alla Reggia? Spero di lasciare una Reggia che, grazie ai miei tanti e splendidi collaboratori, è perfetta, davvero è una delle più belle, ma io quasi la più bella Reggia d'Italia in termini di conservazione, di climatizzazione e anche di manutenzione, compresi i giardini che sono davvero splendidi, che hanno vinto anche dei premi. Devo dire che a chi passerò il testimone quindi troverà un lavoro sicuramente già iniziato, ma anche prima che da me, dai grandi come Vanelli, Turetta, che sono stati dei grandissimi direttori di cui ho preso l'eredità, e sono felice di passarla a qualcuno che sappia continuare un lavoro che qui dentro una sessantina di persone fanno con grande dedizione. In tutto diamo lavoro a 208 persone, comprese le sorveglianze, compresi gli addetti alla pulizia, perché è un sistema di lavoro straordinario che dà lavoro e dà bellezza e benessere alla cittadinanza, non solo della bellissima Venaria o di Torino e del Piemonte, ma devo dire sempre più con un pubblico internazionale. L'altro giorno sono venuti qui degli americani con un volo privato per sposare il figlio in questa Reggia, ed erano di origini italiane, ma felici di arrivare, uno da San Francisco, il giovane, e l'altro da New York, per sposare qui la figlia.